Ok, cosa sta succedendo su Fantasy Grounds? Oh, Indy connected, Luis connected, Giada, connected, is running different version. Oh no. Ci vedete? Ci sentite? Fateci sapere. Non so cosa sia Ok, successo, io sono ma rientrato. dovrei avere un calo di tensione. Spero che non sia Anch'io. il problema che ci ha fatto saltare la prima live. No, Perché ormai. Ok. probabilmente c'è stato un calo, ma si è ripreso. Sì, adesso ci vedono e ci sentono. Perfetto. Continuiamo nel caso. Va bene. Ok, molto bene. Rimetti solo mappa e quant'altro perché Ah, giusto, giusto, giusto. Perché vi ha buttato fuori, quindi. Allora, vi ricondivido tutto. Ok, Ok. Ci siete? top. Sì. Yes. Ok. Ciao, addio. Io mi guardo attorno, faccio, dimmi tu, percezione, indagare, quello che Quello che è. Vorrei preferisce. concentrarmi soprattutto sulla mummia e capire se arrivano dei rumori da quella creatura. Immagino di Ok, vedi saperlo ovviamente anche comunque, un altro quindi sì. Più sarcofago in là. più in lontananza, sì. Se Cosa devo tirare? ti vuoi concentrare, indagare. Ok, non voglio avvicinarmi, Sì, ovviamente, sì, sì. a quelle bestiacce. Ok. Cavolo. Mi è venuta in mente una cosa, ma ho il personaggio stupido e non posso dirlo. Ma quanto Questo è un bel guarda. problema. Adesso penso a come suggerirvela. Ok. Non sembra muoversi. Ti concentri molto, lo osservi per qualche minuto dopo il sussulto del terreno. Non sembra fare nessun tipo di movimento. L'unica cosa che noti è che ogni tanto, proprio a ritmi quasi irregolari, sembra che il petto si espanda e si contragga, come se respirasse. I non morti Quindi non si muove. respirano. Sì, non fa nessun movimento nel senso di girarsi, rotolarsi all'interno del sarcofago, però fa questo movimento di sembra respirare. Tu sai che i non morti non respirano. Oddio. Non è che è l'amico di quel Quella vecchio. mummia laggiù ve la indico. Non si muove, ma sembra respirare. Allora si muove. E i non morti non respirano. Potrebbe essere Alcrist? Non l'abbiamo trovato finora. Io non voglio andare a controllare, di certo, quindi prima finisci con l'incantesimo, meglio è, Morrigan. Vabbè, mi avvicino. Cerco di avvicinarmi, magari Domanda. presente al Ok, muro. intanto Sì. il tuo indirizzo magico parte dal corpo della creatura, non percepisci magia, dal sarcofago sì. La magia sembra essere Cosa nella copertura interna del sarcofago, non è a parte un'interna scuola specifica, ma appunto sembra come se l'interno di questo sarcofago sia rivestito di magia. Strick, Ciao. tu noti una cosa molto strana. Hai presente lo specchio che c'è più a sud? Da cui entra il raggio di sole? Appena mi si ricollega su Fantasy Gran, però me lo ricordo, sì. Esatto, vedi che la luce all'interno di. Che viene appunto riflessa, che entra dal soffitto e appunto viene riflessa sullo specchio, ogni tanto viene come oscurata. Il raggio di sole si spegne ogni tanto, si accende. Ragazzi, mi sa Come che se ci fosse qualcuno sta qualcosa. camminando davanti. No, è come se la luce del sole smettesse ogni tanto di entrare all'interno della stanza. Proprio come se i raggi del Come se ci fosse sole. qualcosa davanti, oppure proprio il sole che diventa, cioè si schiarisce, tipo. No, la luminosità Che ore sono? dall'esterno la vedete.
Però sembra come se qualcosa, come se i raggi del sole a un certo punto entrassero in maniera meno copiosa, come all'inizio, e qualcosa oscurasse a fasi alterne e irregolari i raggi del sole. C'è un proprio problema con la luce. Notate anche Eh? voi che lo vedete anche voi? Qua Vi dobbiamo vindico. muoverci, mi sto preoccupando. E non abbiamo neanche una via d'uscita, non so se ve lo ricordate. Allora, dalla mummia non proviene nulla di magico. È il sarcofago che sembra essere magico, però. Tutte quelle scritte, quei geroglifici che ci sono dentro, potrebbero essere quelli più che altro. Voglio avvicinarmi al sarcofago perché voglio vedere se la mummia ha un muso particolare. Perché se Alcrist è un dragonide, di sicuro non avrà la forma di un uomo, la mummia. Cioè, prova a bendare un dragonide. Comunque ha il muso. Quindi voglio vedere se. Perché io sto ancora cercando Alcrist. Cioè, Scrivenbark l'abbiamo trovato. Era meglio se non lo trovavamo. Ma io devo Certo. riportare Alcrist a casa perché voglio l'aumento, quindi. Ti avvicini, guardi la mummia. Sì. Effettivamente ha un viso particolare. Non ha un muso così affusolato come quello del signor Alcrist. Però ha un muso di una forma differente. Sempre affusolato. Non così tanto però. Ha dei tratti più morbidi di quelli che potrebbero essere scaglie di un dragonide. Faccia sapere cosa c'è dentro. Sembra magia pericolosa. No, in realtà non riesco a capire che tipo di magia sia e parlo a bassa voce. Sa Mano Salimon dove magica stai e andando? provo a togliere, Voglio vedere allontanami l'altro. e provo a togliere le Ok, bende. preprendo. Ok. Il Faccio qualche viso passo indietro. che esce dalle bende è di una creatura che dorme, che conoscete molto bene. Oh, non mi apre Fantasy Grounds. beh, spoiler è Ctula. Tolgo tutte le bende, molto rapidamente. Ugat. Ectula. Ma Allora secondo io voi vado sta subito. dormendo, nel senso è un sacrificio, sta Oh no. dormendo apposta, l'hanno messa qui. Perché è qui? Non mi interessa, qualunque aiuto ci è utile adesso. E forse sa come uscire da questo posto. Via! Al massimo lo ammazziamo se si rivela un nemico. Notate che sono molto più agitato in questo momento. Io quando vedo che in quel sarcofago c'è Ctula, vado cioè nell'altro sarcofago per provare a vedere se lì c'è qualcuno all'interno. Ok, noti che anche qui appunto il coperchio sembra non essere sigillato. Lo scopri e vedi sempre una mummia, ma di dimensioni un pochino ridotte. Non è alta come era appunto quella dove poi si è scoperto essere Cthulhu. La bambina, cucù. No, è più alta della bambina. Un Ok, pochino più alta. vabbè, inizio a togliere le bende del Eccolo volto anch'io. qua. Vedi? Sempre dormiente. Il guardiano. Io schiaffeggio Ctula. Ok. Ok, almeno Con abbiamo mano scoperto dove magica. erano finiti. Con mano magica, sì. Certo. Mano invisibile. Quindi li Ok. schiaffi. Io praticamente guardo quello che fa Ravin e faccio, cioè lo copio, faccio le stesse cose che fa lui perché ho Ok. capito che. Quindi, cioè, ho visto che toglieva le bende, tolgo le bende anch'io. Mi giro, vedo che lo schiaffeggia, metto mano magica e schiaffeggio anch'io. Ok. E vado là, Schiaffeggiate Alcrist. gli individui. Non sembrano prendere conoscenza. Oh no. Forse dobbiamo toglierli da questi sarcofagi. Sì, possiamo provare. Sì, perché se sono pieni di magia questi sarcofagi, effettivamente potremmo provare a toglierli. Con mano magica provo a ribaltare il sarcofago. Ok. Aiuto anch'io con mano magica, allora Sullivan. Il corpo di Ctula e di Kribol rotolano, comunque vengono rovesciati dalle tombe in cui erano rinchiusi.
rimangono a terra. Si riprendono. No. Provo a schiaffeggiarlo ancora un po' e... Fermi, fermi. Ho un'intuizione. Avete della corda? Sì. Ottimo, leghiamoli. Voi mi starete dicendo perché bisogna legare i nostri, quelli che abbiamo interrogato. Perché magari sono sotto il controllo di quella cosa che stava dentro al, a quel coso che è il sarcofago. Quindi magari può controllarli e può mandarli contro di noi. Fino a quando non siamo sicuri bisogna legarli. Sono stranamente che dicevo prima. Sì, d'accordo con Strick. Sono d'accordo. Beh, ti passo o la mi corda. Metto una corda o li uccido, ditemi voi. Ti sto passando, intanto ti arrivano le corde addosso mentre dici questo. Ok, via per la corda. Ok, li uccido. Gli vomito in bocca. No, allora inizio con la corda. Io voglio andare qua intanto, Master. Mentre okay. Loro fanno cose con le corde, io voglio trovare Alcrist. Cioè, io ho la fregola di cercare il mio capo, sto ancora zoppicando, quindi... Ok, aspetta che devo... ti prego. Ok, vedi appunto il fiumiciattolo con una statua... mostruosa, esattamente come quella speculare all'altra, e lo stesso cunicolo che c'era dall'altro lato. Vedete? Ma da questa parte non c'è la luce. Esatto. No. Volete curiosare all'interno? Sì. Ok, vedete il sarcofago è ribaltato completamente. Oddio. Dall'altro lato. A fianco al sarcofago c'è una figura incappucciata con delle vesti strane di colore azzurro che a gambe incrociate siede davanti al sarcofago. Nel mentre che voi spiate dentro, la figura si volta e ti guarda, Morrigan. Sembra di essermi fatta la pipì addosso. Un pochino. Sì? Com'è? Non lo vedi in volto, ovviamente il buio è appunto la stanza illuminata solo da questo raggio di luce e questa figura appunto incappucciata occultano ovviamente la sua vista. Il sarcofago ribaltato, guardandoti, allunga una mano. La vedi, il colore della pelle. È di un colore verdastro. Non sembra avere bende, non sembra avere nessun tipo di copertura sulla mano, ma vedi appunto questa mano piuttosto magra, verde, che mette appunto una mano all'interno della tomba e alza quella che sembra essere una mummia, esattamente come quella che avete trovato. Questa volta con un muso discretamente affusolato. Aspetta, aspetta, aspetta. Quindi nel sarcofago stavano in due? Non sai da dove è spuntato questo tizio. Ah, ok. Però c'è solamente la parte superiore che è stata ribaltata e sì, dentro sì, c'è sì. Qualcuno. Esatto. Lui alza un cadavere o comunque un corpo all'interno con il muso affusolato. Ma lo alza nel senso che lo prende oppure gli alza un braccio? Lo prende come da dietro il capo e lo solleva. Okay. Sollevandolo ovviamente tu sei... è proprio verso di te che lo alza. Perché appunto in posizione orizzontale come se lo alzasse. E tipo mi fa vedere... lo vuoi? Qualcosa del genere. Vieni a prendere, più o meno. Come la frutta al mercato. Lo alza e vedi che... con una gemma... dello stesso colore di quella che Ravin ha trovato sul sarcofago dove ha trovato Cthulhu, gliela poggia sul muso. La gemma si illumina per un secondo, la tua vista del magico sfrigola, percepisci della magia, un incantesimo, qualcosa di lanciato, e vedi come tu, vedendo appunto, avendo individuazione del magico attivo, vedi come dell'energia prelevata da quel corpo che si incanala nella gemma. Va bene. Io continuo a fare la guardona finché non succedono cose strane.
Che già okay. Questo è abbastanza strano. Non riesco a vedere tutto così. Questo, tra l'altro, perché c'è davanti lei. Io c'ho di fianco, esatto, Sullivan. Cosa succede? Cosa succede? Ravin. Cosa sta succedendo? Il sarcofago. Io mi abbasso leggermente. Il sarcofago. C'è dentro Alcrist mummificato. C'è un tizio con un cappuccio nero che sta facendo cose con una gemma. Che gli sta risucchiando l'energia. Quando dice dobbiamo la cosa fare? Della gemma, corro di nuovo indietro verso gli altri sarcofagi e provo a spaccare la gemma con mano magica. Con la mano magica prendo un coltello e bam, provo a spaccare la gemma sul... Ok, colpendola, zan, si rompe istantaneamente. La frantumi, la mandi in pezzi. Tu, Morgan, non noti reazioni a questa cosa. Sì, io sono ancora così che sto cercando di sbirciare. Però vedi che dopo aver prelevato l'energia vitale, la creatura mette, appunto l'individuo incappucciato, mette la mano in una posizione come per lanciare un incantesimo o qualcosa del genere, e fa questo gesto di sopraelevarla. Nuovamente percepite una scossa. Questa volta però non è una scossa a mo' di terremoto, ma è come di nuovo un sobbalzo. Un sobbalzo che vi fa schiacciare nuovamente per terra, come se qualcosa di pesante stesse, come se la gravità si facesse più pesante per qualche secondo. Alla fine di tutto ciò percepite un tonfo, come un urto, che scuote tutta la struttura, questa volta al termine, non all'inizio. C'è qualcosa che non mi torna? No, credo che la struttura si stia muovendo. Ora dobbiamo tornare... No, non possiamo tornare all'inizio perché ci hanno chiusi dentro. Penso che la struttura si stia muovendo con noi dentro, o probabilmente si sta alzando o scendendo, non lo so, ma... c'è qualcosa che non va, comunque. E lì dentro c'è Alcrist, quello ne sono sicuro. Sì, ma non so a che cosa serve lo specchio, non riesco a capirlo. Master, dimmi. Rompendo le gemme dei due sarcofagi, i due tizi si svegliano? Non istantaneamente. Okay, nell'immediato non vedi reazioni. Io provo a schiaffeggiarli subito dopo che faccio questa cosa, perché se non si svegliano così li mollerò lì e non me ne frega più niente. Ok, aiuto. Danno dei colpi di tosse. Non prendono conoscenza, ma sembra che riacquisiscano un po' di vigore. Io gli ho appena finito di legare, zio Pera. Io invece... Oh, no, scusa, vai. Ti guardo, Strick. Dammi una mano. Sleghiamoli e facciamoci accompagnare. Come sleghiamoli? Li ho appena legati. Tieni questo coltello. Gli passo un coltello molto rapidamente. Taglia le corde. Dove gli devo... Per svegliarli gli taglio qualcosa anche a loro per svegliarli? No, taglia solo le corde, poi schiaffeggiali come preferisci. Ok, fate questo e vi dirigete nuovamente dove? Ok. Io vorrei verso su, verso Morrigan, ho appena finito queste cose qua. Io... Tipo, conoscialanzi, non so neanche quello che sta succedendo, quindi proprio vado dritto, vedo che sta succedendo. E io... Io semplicemente, poi ti lascio parlare, scusami, Sam. Semplicemente li sveglio e quando vedo che riprendono effettivamente conoscenza, rapidamente dico loro di far silenzio e li aiuto ad alzarsi e li porto dove stiamo andando tutti. Vai pure, scusami. Ok, in realtà, mentre succede tutto questo, Sullivan ha fatto un gesto impulsivo perché ha ascoltato quello che ha detto Morrigan. Ok, dai, mi piace, vai. E ho iniziato a correre verso lo specchio e mentre correva diceva ad alta voce: io l'avevo detto a Ravin che secondo me bisognava togliere la luce dallo specchio per riuscire a ribaltare la situazione, così non è cambiato niente lasciandola uguale, e appena arriva sullo specchio lo gira dall'altra parte. Ok. Questo è stupido. Lo giri dall'altra parte. E la luce smette di essere proiettata sugli altri specchi. Viene proiettata su un angolo della stanza, semplicemente. Gli altri specchi, perdono la luminosità. Appena succede questo, sentite un rumore
di pietra rotta. Tu Morrigan lo vedi, perché sei ancora là a guardare, giusto? Sì. Ok. Qui. Vedi che appena la luce si interrompe sul sarcofago, l'uomo fa tipo un gesto come portarsi una mano al volto, come se appunto avesse un sol basso. E poi rapidamente con una mano la allunga verso il muro, il soffitto, e i mattoni che ci sono di pietra si aprono. Diagonale. Esatto, si aprono proprio così, però come lanciati via, come tipo Jedi, forza, ok? Boom. Okay. Quale muro, scusa? Quello della stanza che lui ha davanti. Non dove sono io. No, 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 no. No, 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 per capire. Esatto, dietro lo sarcofago, più a nord. Ah, ok, ok. Facendo entrare molta luce nella stanza. Poi velocemente si carica il corpo di Alcrist sulle spalle e va oltre questo muro, scomparendo la tua vista. Ma che sei scemo? Allora, può essere stata una cosa ultra buona o una stronzata allucinante? Io intanto l'avevamo. Io comincio a saltellare intorno agli altri. È scappato! Ha aperto un buco in un muro, avete sentito? Dobbiamo andare a salvare Alcrist. Questi qui stanno ancora dormendo. No, no, tra poco li schiaffeggio. Si alzano. No, non si alzano. Li lasciamo. Bravo. Lasciamoli qui, andiamo avanti. Ma si sveglieranno. Che dobbiamo fare? Dobbiamo seguire quel tizio? È l'unica. Se lui è uscito. Ma eravamo tanto tranquilli qui. Ma lui magari. Lui era figo, noi no. Cioè, l'hai visto come era tutto incappucciato. Che ma tra l'altro. Aspetta, Sullivan, che è già arrivato qua. Fermo. Hai ragione. Qui abbiamo un muro con 2 metri di altezza. Qui che dobbiamo fare davvero la scaletta. Level design. Ma usiamo la scaletta. Vai, Ravin. Ok. Che posso fare questa cosa? Sì, puoi farla. E rapidamente salite tutti, facendovi scaletta, attraversando buchi nel muro. Salgo sopra un muro. L'unica cosa. Cosa? Oh mamma, non riesco a muovere, sto a pirla. Tutta la strada. Aspetta, oh! Ok. No, resti lì. Ravin sale velocemente sopra, lui... Oh, io è meglio che faccio una guardia a questi... questi... Che attento. Forse è meglio che rimanga con me anche i due gentiluomini e gentiluomo e la gentildonna, signor Robinson, la signorina Robinson e Mr. Archibald. Prendo Mr. Archibald, dovete andare all'ingresso di questo posto, perché in quella stanza ci potrebbe essere un altro mostro. Lo guidi verso l'ingresso e gli faccia da guardia, dovete restare fermi lì. Certo. Sullivan. Faccia attenzione, Sullivan. Signorino. Noi batteremo anche al signore qui. Che cosa c'è, Strick? Posso dargli l'ultimo bacio? No, Strick. Potrebbe essere l'ultima volta che lo vedo. Strick è un uomo di mezza età. È un rapporto di amore e odio. Ma non è interessato lui, non... No? No, non è un animale domestico. Mi ci ha fatto credere. Il mio cuore è spezzato. Vabbè. Va bene, andiamo. Okay. Arrivando... con la destrica addosso, ma... Poi gli tira lì! Non riesco a spostare la mia! Non mi interessa! Ok, arrivando nella stanza del sarcofago, vado un po' più veloce con la narrazione perché ci manca poco tempo, vedete davanti a voi... sapete che la struttura in cui siete entrati era circa di base quadrata. L'intuizione di Morrigan forse era giusta, perché quello che vedete davanti a voi è una sorta di... sentiero non troppo lungo, immerso in una sorta di deserto, appunto un sentiero fatto a rocce di pietra, immerso nel deserto, ma non è un deserto di cui si perde la vista all'orizzonte, non è neanche troppo largo, che appunto sembra essere più una piattaforma di terra sospesa in aria. Il vento soffia forte ora. La sabbia vi arriva in faccia. E appunto intorno a voi c'è il cielo, illuminato dal sole, molto intenso. È un pezzo piuttosto grosso di roccia su cui siete sospesi, a cui questa tomba sembra essersi agganciato. Tuttavia, non è
di taglia colossale, ecco, diciamo. Vedete al fondo di questo sentiero una sorta di struttura incastonata in una piccola montagnola di roccia che ha un qualcosa di inquietante. Sembra essere una sorta di struttura a tempio, esattamente come quella in cui siete entrati. Tuttavia, ha sulla sua parte più alta un grosso occhio di colore rosso incastonato all'interno della struttura, che sembra muoversi freneticamente, esattamente come potrebbe essere l'occhio di Sauron, un po' più piccolino, ovviamente. Bene. L'individuo che avete visto all'interno della stanza col sarcofago sembra essersi avvicinato a questo occhio e tiene ancora Scrivenbark sulle spalle. Alcrist, scusate. No, Scrivenbark è inutile. No, si è preso anche Scrivenbark adesso. Ok. Cosa volete fare? Io vorrei riuscire a vedere il posto qua. Cioè, si può andare avanti con la mappa? Ah, certo, ve lo mostro. Giusto per capire, per orientarci un attimo. Allora, ve lo metto. Cancello. Oh no! Posso salirti sulle spalle, sono stanco di camminare. No! Sto per zoppicando. Chiedilo a Ravin. Curami. Ma guarda che bestiaccia. Ravin, mi tieni sulle spalle? Manca un token. Mi sono lavato 2 anni fa. Ti riguardo. Ok, rapidamente l'uomo, che sta appunto a circa una quarantina di metri da voi, si avvicina a questo altare dove poggia questo occhio e si scopre il cappuccio. L'individuo che vedete al di sotto è questo qui, che poggiando Alcrist inizia, inginocchiandosi, a levitare. Oddio, ma stai scherzando? Oddio, ho chiuso tutto. Molto bene. Ma stai scherzando? Ok. Raga, qui è finita. Bene. Vi guarda, poggiando al Cristo a terra. Siamo alla resa dei conti. Siete giunti fino a qui guidati da me. E forse voi avrete più energia da donare al mio padrone. Soprattutto tu, ragazzino. E ti guarda Sullivan. Aslan presto tornerà in vita. E i guardiani delle sabbie con lui. Sarete partecipi di una gloriosa rinascita. No, mi scusi. Noi non vogliamo essere partecipi di nessuna gloriosa rinascita, vorremmo solamente riprenderci e il mio capo, il signor Alcrist, che lei ha mummificato deliberatamente, e vorremmo tornarcene a Candlekeep. Poi se lei vuole risvegliare i guardiani delle sabbie, i guardiani del deserto o tutte le terre dell'Oriente, può fare quello che vuole, ma noi ce ne vogliamo casa, con il ragazzino incluso. Non dubitate, tornerete a Candlekeep tra un po' di tempo insieme a me e insieme a tutti. Tutti insieme torneremo a Candlekeep. E presto. Non mi piace questo tizio. No, nemmeno me. Potremo governarla insieme. Ma prima ho bisogno della vostra energia. Non ce l'abbiamo l'energia, non ci vede che siamo tutti zozzi, rotti, tutti strappati, lerci di sangue. Non è vero, io sono fortissimo. Le sembriamo in buone condizioni, secondo lei? Uccidiamolo. Bene. Si poggia a terra. Si scrocchia le mani, le giunge. Vedremo ora quello di cui siete capaci. Per l'ultima volta, ragazzi. Rullate iniziativa. Ma proprio tipo l'ultimo in assoluto per sempre. Addio. Io non ho incantesimi.
Io non ho vita, nessuno di noi. E non ho armi. Usalo per curarti. Perché il master si sta vendicando delle botte che le abbiamo dato in pirati, no? Ti prego, per ultimo, dove? Ultimo. Sapeva, vai. Trick. Se hai dei trucchetti, usa quelli e lo slot certo. Che hai, usalo. Luci danzanti. Casto luci danzanti per 200.000 turni. Ma perché, perché hai solo luci danzanti? Tu ne hai di più. No, c'è cioè pure... Va bene, facciamo in fretta. Ravin, è il tuo turno. Perché è il mio turno? Non hai tirato un'azione? Tirato. Ah, ok. No, è il mio turno, mai nella vita. Allora, Toraka ha la creatura prima. Toraka. Allora. Devo calcolare un attimo. Raga. Tesa. Ma chi l'ha? Sì, ma cioè, ci tira un colpo e andiamo giù tutti. Ok. La creatura si muove facendo uno scatto in avanti. Aspettate un attimo che metto un movimento bloccato. Guarda te, Ravin. Ecco. E lancia su di te quello che sembra essere un incantesimo. Provando a farti un effetto. Qualcuno vuole fare qualcosa in risposta? Nessuna counterspell? Ok. Aspetta, aspetta, fammi pensare un attimo. Oh no! Si è tirato da solo il tiro sabezza. Molto bene. Ah, se l'è fatto da solo. Sì, ha fatto una cacata. Era fallito. Godo, dai. Si è ucciso. Quindi? Se nessuno fa niente, faccio l'effetto. Sto pensando una cosa. Shield. Se io dessi a Ravin il mio 8, potrebbe farne qualcosa di buono? Tu puoi vedere il risultato prima di decidere. Infatti. Vediamo? Vai. Però devi dirmi tu se può esserti utile. Vai, fammi tirare sto tiro salvezza. Godo, non serve a niente. Ok. Vedi che prova a influenzare la tua mente. Le sue mani si muovono, generando una sorta di cerchio nell'aria, che poi proietta verso di te. E senti come la sua aura estendersi verso di te. Però riesce a limitarla. Sembra che volesse imprimerti tutta la sua pericolosità, però riesci a concentrarti e rimanere saldo con la tua mente. È partito dal fondo, non so come mai. Morgan. A quel punto. Oddio. Cosa c'è? No, niente. Vai. Allora. Che fatica. Faccio così. Provo. Fammi pensare un attimo. Mi ricasto invisibilità addosso. Ok. Sparisci nuovamente. Quindi scompaio. Sì. Vuoi muoverti? Sì. Queste sono rovine, giusto? Sì. Ok, cerco di mettermi qua. D'accordo. Il turno ora è di Strick. Odio sta cosa che mi c'entra la visuale sempre sul token. Cosa fare? Mi sento estremamente inutile. Ti attaccalo. Con cosa? Con un trucchetto. Con l'attacco. Non ha trucchetti di danno. Allora non serve a niente. Esatto. Ti guardo, Ravin. Mi avvicino al tuo orecchio per quanto sia possibile la differenza di altezza. Buona fortuna.
Ti aiuterò da lì lontano e ti guiderò io. E tu qui? Ti gasto guida nel mentre. È inutile, ma ci sentiamo prossimo. Di niente. Dai, meglio di niente. Finito? Sì, finito. Bravi, nel tuo turno. Sento forte. Allora. Mi muovo qui. Sì. Mi nascondo. Ok. Azione bonus. Lanciami furtività. Esatto. Allora. Ti dico se hai superato o meno. Hai anche guida, quindi puoi giocartelo. Lo so. Lancerò anche guida nel caso. Ma sì, lanciamo anche guida adesso. Dai, che abbiamo poco tempo. 23. E poi rapidamente estraggo un coltello e glielo lancio addosso. Vai. Sono nascosto? Sì. Ok, allora mi lancio tutte le cose addosso. Mi lancio tutta l'argenteria che ho addosso. Esatto, i coltelli addosso mi lancio. Tutto, gli lancio tutto. Lui ha ancora in mano, cioè ancora in braccio Alcrist? No, l'ha appoggiato dietro di lui. Okay. Su quella sorta di piattaforma. Sull'altare lì, quella roba lì. Sì, una piattaforma di pietre sul terreno. Ok, lanci. Aspetta, fagli il danno. Perché? Lanci il coltello. Appena lui vede che il coltello arriva verso di lui, mette una mano e con la forza blocca l'incantesimo. Scusa, il coltello a mezz'aria che poi sting, cade a terra. Usa scudo. È scommesso. Ok, rimango dietro le macerie tenendomi tre quarti di copertura. Ok. Sullivan. Allora. Sparagliela, spezzatura di fuoco in faccia. Tiragliela. Ecco, cioè se io volessi fare un incantesimo che ha 20 foot di raggio. Sì, puoi prendere solo lui. Sì. Riesco a, ma anche ad evitare Alcrist? Che è sdraiato dietro? Sì, basta che lo lanci un po' più che esploda o in alto oppure comunque allora, più verso di te. Uso due punti di metamagia per velocizzare l'incantesimo e lancio palla di fuoco. Ok, quando lo lanci l'incantesimo, ok, intanto ho fallito il tiro salvezza, mi devi rollare sulla magia selvaggia. Sì. E mi sa che siamo arrivati a 16 come numero. E niente. Olè. Quindi vado coi danni. Vai. Full. Madonna, fagli il danno massimo. È un bel danno. Oh, che botta. Concentrato nel fermare il coltello di Ravin, non vede arrivare il tuo incantesimo. Sposta solo lo sguardo e il fuoco lo avvolge. I suoi vestiti un po' bruciacchiano, se li spegne un po' addosso. Sapevo che la tua forza era piuttosto unica. E ti guarda. E Sandra. Non ho finito. E gli lancio anche Firebolt. Vai. E ora non... Ah, ce l'ha ancora lo scudo, sì. Aspetta. Ok. Il tuo dardo di fuoco lanciato viene poi parato nuovamente da questo suo scudo telepatico, sembra, che lo avvolge, lo spegne, lo fa dissipare. Tocca a lui, mi sa. Ok. Aiuto. Si fionda su di te, Ravin. Ma come? Maledetto. Corpo a corpo, e vedi che, facendo un rapido movimento, stringe le mani e prova a darti due pugni. Dove sono gli attacchi? No, casino di là, ti prego. Ok, eccoci qua. Prova a colpirti col primo. Colpito. E col secondo. Colpito. Ok, di mezzo il primo. Va bene. Devo solo capire un secondo una cosa. Aspettate. Che non mi sta facendo i danni. L'istanza dei danni.
Molto divertente tutto ciò. Ok, te li rollo in chat e poi te li segno, perché non mi fa fare i danni. Sono 7. Il primo, questo qua è dimezzato, quindi sono 10. Di mezzi sono 5, quindi vai a 10. E il secondo è pieno. Sono 12. 22. Due rapidi pugni colpiscono il tuo torace e il tuo ventre, facendoti sobbalzare. Riesci a evitare parzialmente il primo colpo, ma il secondo, quello diretto al ventre, appunto, lo senti molto più violento. Morrigan, vedi questa scena? Visto che vedo la scena e soprattutto lui è di spalle a me Sì. e io sono anche invisibile, mi rimetto qua in perfetta linea contro la sua schiena che posso bersagliare e a quel punto lancio fulmine di terzo livello perché voglio fargli parecchio male. No, prendo lui, non prendo te. Non è palla di fuoco. Va attraverso. Ma io aspetta, Guarda, formo una linea. ti do un consiglio. Se lo fai in questa direzione, non prendi Ravin. Perché? Va Ok. bene. Va bene, ok, lo prendo di qua. Distruggilo. Ok, fagli Sì, fare sì, il sì. tiro salvezza. Lo devi fare. Aspetta, no, no, sì, giusto, lo faccio io. Allora, terzo livello, quindi Lightning Bolt. C'è. Oh, è salita sulla Sto. scrivania. È un successo. Successo. Maledetto. Ma No, sì. gli regalo il mio 4. Olè, e allora è un fail. Allora aspetta, E faglielo lo rifare faccio. finché non lo fallisce. Ok. Fallito. A posto. Perfetto. Tra l'altro con l'8 che poteva donargli. No, gli ho dato il 4 così più basso. Non si sa mai quanti. E a quel punto. 20 danni. Dai Ok. miei, Che dai tempo. miei, dal mio focus arcano parte questo fulmine e sentite proprio il rombo dell'elettricità che viene scagliata attraverso la sabbia e crea addirittura un'onda sotto, per cui il fulmine colpisce direttamente la schiena senza colpire Ravin. Ok, In la sua questo schiena viene come avvolta dai fulmini, lui si contorce. Ah, si volta, dannata. Forse devo pensare prima a te. Finito? Vediamo un po'. Posso fare qualcos'altro con azione bonus? Sì, un attimo, gatto, arrivo. No, non Stricca, posso. è il tuo turno. Adesso gli va con Ok. l'accetta e lo mena. Mi avvicino a Ravin. Ti guido nuovamente io. Dica se non guida. Niente come te. Quanto movimento fai, amico? Non lo so quant'è questo tipo Aspetta, fermati, tanto. fermati, fermati, fermati. Perché? Tocca il movement lock, non dovrebbe metterlo. Fermati un secondo. Orco cane. Allora, prova a muoverti. Ok. Ah, no, mi posso solo avvicinare senza tornare indietro. Ok. Allora faccio così. Mi metto qua Ancora. Ma dietro. com'è Qua possibile? dietro. Ok. Dietro a lui. Gli tocco. Anzi, gli do uno schiaffetto sulla chiappa e gli casto guida. Ok. Baby. Tocca a te, Ravin. Tu sei molesto, santo cielo. Ravin, è il tuo turno. Lo so che è il mio turno. Che posso fare? Casto Booming Blade. A meno che me lo concedi, Master, di nascondermi con l'azione bonus, facendo una capriola dall'altro lato del muretto e attaccarlo da dietro la schiena, dato Ok, che sono allora, sul siccome muretto. ti ha molto in vista, puoi farlo. Il tuo check avrà svantaggio. Ok.
Perché ovviamente sa dove sei. Però usi il D4, certo. Hai la guida del goblin che distrae la creatura. Esatto. Sembra un successo. 25. I rumori del goblin confondono la creatura e sembra che tu riesca a nasconderti da essa. No. Rapidamente, quando mi tiri il buffetto sulla chiappa, mi giro. Grazie, Streak. Salto, mi aggrappo alla roccia, gli lancio della sabbia in faccia e poi provo a colpirlo da dietro. Oh, questo mi piace, ci sta. Ok, provo a colpirlo con vantaggio. Critico, per favore. Quasi. 27 hai fatto. Colpito. Sì. Vai. Ok. Che schifo. Donne, mamma mia. 1-1-3-2. Vabbè, lo prendo. Ok. La creatura viene colpita alle spalle dalla tua pugnalata. Questa volta non ha il tempo di alzare lo scudo, che tu riesci a colpirla, appunto. Lui sobbalza, basta. Sullivan, è il tuo turno. Gli lancio dardo incantato di secondo livello. Okay. Quindi sono 4 dadi 4 che colpiscono sicuro. Aspetta. Prima mi avvicino un po'. Mm. Nel mentre che i tuoi dadi partono, vanno per colpire la creatura, ma lui innalza nuovamente questo scudo e i dardi si fermano, come il coltello di Ravine, vengono completamente annullati. Per forza. E mi devi rollare sulla magia selvaggia, nuovamente. Quindi questa volta è 15. Sì. Mamma mia. 1. Ho visto 19. Adesso è 14. Ok. Tocca alla creatura. Ravin, prova di nuovamente ad attaccarti, credo. Sarà con me proprio. Anzi. Maledetto. Vediamo no. un po'. No. Ok. Sì, prova ad attaccarti. No. Il primo attacco lo fa su di te, sicuro. E io ti colpisce. Di mezzo. Ok, nuovamente tiro i danni in chat perché... Quindi sono 5 e 2, 7 danni. 3, quindi totale. Sì. Ma tra l'altro lui ha ancora la sabbia negli occhi che gli ha tirato Ravin. Esatto, quello riesco. Esatto, sì, lo schiva un pochino. Se la sposta dagli occhi e prova... Gatto, non mi fa muovere il mouse! Giustamente. Che cosa può fare? Che cosa può fare? Sì, fa il secondo attacco. Sempre su Ravin. È un godo, miss. Cioè non godo. La sabbia negli occhi ancora gli dà fastidio. Da un pugno al muro. Rompe delle mattonelle e poi lo estrae. Mannaggia. Sì, non credo dica mannaggia. Mannaggia. Devo compensare l'ignoranza del mio collega con... Porca paletta. Morrigan, è il tuo turno. Allora, vediamo un po'. Questa Morrigan, visto che vede questo tizio che sta arrancando, sta cominciando a prendere a pugni i muri, pensa che sia il momento adatto per spostarsi, quindi qui, mettersi in un punto dove riesce a far suonare di nuovo i suoi bracciali e a quel punto dalle mani comincia a emergere una sfera che pian pianino si ingrandisce sempre di più, sempre di più, sempre di più, ed è una sfera di fuoco, per cui utilizzo globo cromatico di secondo livello contro di lui. Okay. Quindi gli scaglio addosso 4 di 8. Però prima, aspetta... Tiro per colpire. Ha usato shield. Yes, quindi avrà un più 5. L'aveva già usato.
No, 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 utilizzo il mio 8. Almeno il mio 8. Non l'avevi usato prima su Ravin? No, non l'avevo usato alla fine. Ah, no, è vero, è vero. Alla fine ha usato il suo check. È vero. Quindi usi 8? Sì. Ok, totale del check? Più 8, quindi 16? 16. Non è sufficiente. Il globo di fuoco si forma, viene scagliato a grande velocità, però la creatura quasi con un stesso senso lo evita e si scaglia proprio nel punto della mattonella che aveva colpito lui col pugno. Si volta e fa: devo metterti fuori gioco, Morrigan. No! Il più forte del gruppo. Lo chiedi pure. Vai, dammi di nuovo che mi serve. Ho avuto un attimo di dubbio. No, no, non ti darò guida. Muoio dall'altra parte del muro, devi saltare. E guarda che credo di fare un'altra cosa io. Bevo la mia ultima ampolla. La bevo tutto d'un sorso. Faccio un leggero ruttino che fa vibrare l'aria intorno a me. Mi tengo nuovamente il braccio destro e dei miei dita. Parte Ray of Sickness. Colpiscilo. Tanto... Save. Salvato. Vedi, ci ha fatto. Non gli posso dare uno? No, tu non gli puoi dare niente. No? Se vuoi gli puoi dare guidance e gli aggiungi un D4. Te lo offendo. Vabbè, gli faccio comunque 2 D8, però non lo avvelenerò. No, Dio, l'ho fatto sul rabbio, non ho sbagliato. Aspetta. Dammi 8 HP, ti prego. Che senso? Scusa, è che... c'è tutto, il supporto di braccio. Però gli devo ridare. Cosa? 8 HP mi devi ridare. No, te li ho dati, devo ridarglieli a lui che le di mezza. No, non li di mezza. Che scusa, spero più forte del gioco. Ridagliene. Sì. 6-6-4. Ok. Fai altro, Streak? Sì. Mi allontano. Ok. Ravin. È uscito dall'inquadratura. Eh sì, è proprio uscito dall'inquadratura. Lo guardo, provo a sfruttare un momento di sua distrazione e indietreggio per nascondermi, quindi subirò l'attacco di opportunità. Ok, proverà. Nel caso mi colpisse io dimezzerò. Ok, userai la tua reazione adesso, quindi. Sì, esatto. Ok, proverà a colpirti. Ti colpisce. Questa è la mia stealth. 29. Subirai. Basta. Direi di sì. 7 danni nuovamente. Dimezzati o da dimezzare? No, da dimezzare, quindi... Ok. Ok. Di nuovo mi porto indietro. Vedo il colpo che arriva. Con l'elsa lo devio contro il muro, facendomi però male al polso nel frattempo. Salto indietro. Alzo di nuovo della polvere con il piede per coprire la mia posizione. Scavallo nuovamente e da sotto scatto, spingendomi su una delle rocce lì per terra, e provo a fargli un affondo nella pancia. Ok. Di nuovo con la lama imbevuta di energia tonante. Quindi, sperando che tutto questo serva a qualcosa, ed è un miss. Prendo comunque. No, ancora scendo attivo. 23 è un miss. Ti sei stato guida. Vedi che la tua lama... No, ma io dico che colpisce. Sì, perché non gli ha dato il buff dello scudo. Non è automaticamente calcolato. Ah, c'è ancora lo scudo. Sì, dura tutto il round. Quanto dura sto scudo, scusate? 18. Un round.
un round. Vedi che il tuo colpo sembra colpirlo, però viene fermato nuovamente da una forza che sembra invisibile, a mezz'aria, e l'energia tonante si schianta contro questa forza, che appunto non fa passare il colpo. Ok, aspetta, anche io ho fatto questo, e poi mi sposto nuovamente indietro dove ero prima. Tanto la reazione l'ha usata. Io. Ah, tra l'altro ti devo ridare i colpi, lui non aveva la reazione. Non poteva attaccarti con l'attacco di opportunità. Perché ha usato lo scudo. Sullivan. Lo scudo adesso è sparito però. No. Scusami, mica l'aveva attivato durante il turno precedente di Ravin. L'ha attivato il turno scorso suo. Quindi deve fare tutto un giro e deve ritornare a lui adesso. Esatto. Quando tocca di nuovo lui gli sparisce lo scudo. Ok, esatto. Ok, no, okay. Avevo capito male quando era stato attivato allora. Che palle. Ma se gli lancio un attacco su cui deve fare tiro salvezza, funziona lo stesso lo scudo? No. Solo su tiri per colpire lo scudo. È proprio uno scudo. Beh, allora. E per colpire tiri in mischia. Esatto. Ok, Ravin, tu sei lì dove sei o sei andato in corpo a corpo per fargli. Sono lì dove sono, e sono perché sono andato corpo a corpo e sono tornato indietro. Perfetto. Per nascondermi poi di nuovo dopo. Allora vediamo cosa succede. Ok, prenderà la metà dei danni. 8 di 8 danni, 8 di 6. È una fireball. Yes. Madonna. Oh, va. Ok. Aspetta di dimezzarlo. Sì, sì, li ha già dimezzati. Ah. Era Sullivan. Ok. Guardi sì, la creatura. Vai. Narra. Sì, ho ancora le mani da prima, quando è fallito l'incantesimo, che hanno ancora un po' di fumo. E vedo che questa creatura continua a resistere ai nostri attacchi, mi innervosisco. E di solito quando Sullivan si innervosisce diventa di ghiaccio. Invece questa volta gli si infiammano i capelli e diventa un Eladrin dell'estate, come sua madre. E punta verso di lui le mani, l'anello che ha sulle mani, l'anello di famiglia, inizia a risplendere e lancia un'altra palla di fuoco. Non lanci il dado sulla tabella. Sì, adesso lo lancio. Dai, dai, voglio vedere cosa succede. Che 14. Insomma. Pace all'anima tua. Di 100, ragazza. Sì, sì. Allora, aspetta. Ricordami come devo rollare il d100. Slash roll spazio di 100. Slash roll. Vado subito a vedere. Paura. 70. 70. Vediamo subito. Ok. Beh, interessante. Molto curioso. Peccato, volevo cose più belle. Quando lanci la palla di fuoco, istantaneamente vedi, poco prima che la scintilla lasci la tua mano, la punta delle tue dita diventare invisibile, scomparire nell'aria. Vedi la sagoma, tu riesci a vedere le sagome del tuo corpo. Mentre lanci la palla di fuoco, la creatura vedi che si volta quasi inaspettatamente a guardarti, però è come se si guardasse intorno e non vedesse più nessuno. Non vedi più neanche i tuoi compagni. Anche quella creatura diventa invisibile. Esatto. La creatura piano piano scompare. Tutti siete invisibili, sostanzialmente. ok, cioè quindi, oh mio Dio, nessuno vede più niente. Esatto. Quando tu lanci la palla di fuoco, la detonazione è come se spazzasse via le forme dei vostri compagni. Oh cavolo. Mi sa che ho fatto un casino. Quando la creatura viene colpita dalla palla di fuoco, senti un urlo di dolore. Ah! E nel momento in cui succede, l'occhio, che è impresso appunto, che si muoveva freneticamente, si come volta a guardare il corpo della creatura e diventa di un colore rosso acceso
E come il fuoco che è stato lanciato dalla tua vampata venisse catturato attorno a quella creatura in un turbine come di sabbia e fiamme, e l'occhio lo riassorbisse, per poi pietrificarsi e bloccare i suoi movimenti frenetici, come se diventasse parte della struttura a cui apparteneva. C'è qualcuno? Ma è fatto di pietra o è semplicemente fermo? Prima non sembrava fatto di pietra, adesso sì. Ah, ok. Ma noi riusciamo a vederci? Tra di voi no. Zero. Non ci sentiamo neanche? Sì, 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 a voce sì. Sullivan? Morrigan, sei viva? Non lo so, non mi vedo il corpo per dirti se sono viva o no, però... Toccandomi, lo sento. Master? Dimmi. Toccandomi però lo sento, cioè non lo vedo, ma... Sì, okay. È come se avessi castato invisibilità su te stessa. Sì, forse sono viva. Voi siete vivi? Sì. Sì. Srik? Ravin? Srik? Sì, sono vivo. Oh no, Srik è morto. Srik continua a non rispondere. Beh, adesso sarà in pace con Franku, almeno. Ha raggiunto il suo scopo, lo ricorderemo così. No, non è vero, sta scherzando, sono vivo. Oh, che scherzone, Strick. Grazie per essere tornato fra noi. Dopo poco, ricomparite, tutti quanti. Il corpo della creatura, però, non ricompare. Non rimane niente. Ma... è morto? È scomparso? È stato fatto detonare? È esploso? Non lo so, ma quella cosa laggiù non mi convince. Ha assorbito il tuo fuoco. Alcrist, io mi ricordo di Alcrist e corro verso la sagoma e cerco di togliergli le bende. Ok. Io vado verso quell'occhio molto piano e vorrei fare un indagare mentre mi avvicino. Ok, uno per volta. Morrigan, arriverai da Alcrist. Lo vedrai nelle stesse condizioni in cui versavano gli altri membri. Essendo fuori dal sarcofago, qualche buffetto. Sembra vivo, molto indebolito, ma è vivo. Signor Alcrist, comincio a sbendarlo tutto. Per favore, signor Alcrist, cerco di muovergli il muso. Ve lo mostro intanto, il signor Alcrist. Questa è un'immagine molto più bella di quella che è. Le condizioni in cui versa in questo momento il signor Alcrist. Signor Alcrist, com'è bello il signor Alcrist, com'è bello il mio capo. E infatti ho anche un po' di timore, tra l'altro, a toccarlo, perché insomma, cioè, venerazione. Anche ce l'hai con Alcrist? Non ti permettere, sai. E comunque stai. No. Ok, se sei single. Io stai parlando con una persona svenuta, cioè quello che si occupa. Inizio a vedere un pattern nei comportamenti di Strick. Anche secondo me allora, c'è qualcosa che non va. Scusate, voi non capite una filosofia. Chi piace acconsente? A un certo punto, vedete, è una cosa pericolosissima da dire. Comunque, vedete due cose che succedono istantaneamente. Ravin, guardi l'occhio, e mentre che lo guardi, l'occhio inizia a creparsi. Appena inizia a creparsi, sentite nuovamente la terra vibrare. E sentite inclinarsi la roccia, come se stesse modificandosi e stesse anche lentamente abbassandosi verso terra. Date un rapido sguardo insieme a voi. Siete molto in alto, sarete a almeno 500-600 metri da terra. Siete parecchio in alto. Inizia come a tremare tutto quanto. Ma Alberto, morti tutti. Okay, niente. Morti tutti e basta. Finisce così la campagna. No, potenzialmente no. Ok. Cosa volete fare? Io continuo a gigottare il signor Alcrist. Signor Alcrist, si svegli. Provo a svegliarlo anch'io, perché ho l'idea che, cioè, potrebbe essere l'unico a dirci che cosa dobbiamo fare.
Esatto, o almeno roba, cercare. prendo Esatto. e comincio a schiaffeggiarlo con le mie due mani e la mano magica. Oh, dopo un Lo po', stavo pensando, la terra trema. La terra trema molto forte. Alcrist anche menato e scosso da no, pure vabbè, da, dalle vibrazioni. Riprende i sensi per un attimo. Che succede? Alcrist, l'hanno rapita, signor Alcrist. Si riprenda, per favore, stiamo precipitando. Dove sono? Non lo sappiamo nemmeno noi, ma di sicuro non siamo a Candlekeep, siamo in un posto che sembra, l'Oriente, l'Egitto, che è non so neanche sabbia. Dove sia. In questo mondo, esatto, c'è tanta sì. sabbia, per favore. Ricordo questo luogo, lo ricordo. Eravamo coscienti, sta collassando. Io lo prendo quanto. Per il colletto, lo fisso, riportaci a Candlekeep, subito! Io gli do un rusone a Raven, non ti devi permettere di toccare Alcrist così, oh! Non mi sposto assolutamente. No! Come io torniamo a Candlekeep? Usa la tua magia adesso! Sì, ecco, la magia sarebbe... Ci vorrebbe troppo tempo per trasportarci tutti a Candlekeep, dobbiamo trovare un altro modo. Ho un'idea. Mi porti solo a me. No. Cosa stai dicendo? Morrigan, dobbiamo saltare. Sì, è quello a cui pensavo. In che senso? Mano, datemi le mani. Caduta no. morbida. No, non ho capito. Se sarà morbida lo vedremo. Esatto. Ne parliamo dopo. Dobbiamo saltare. La mano. Io riguardo. Che cosa state dicendo? Zitto, esegui, giovane. Esatto. Zitto, esegui. Io mi fido del signor Alcrist. Piacere, signor Alcrist. Ci sarà tempo dopo per le presentazioni. Dobbiamo salvarci la pelle adesso. Sì, salviamoci la pelle. Allora. Correte. Rick, le mani. Scusate. Correte e saltate dal dirupo. E corre, Ravin. Fate un salto nel vuoto. Vedete la struttura allontanarsi da voi. In maniera un po' più lenta di quanto voi cadiate. Sembra comunque essere ancora rallentata dalla magia che gli era stata permesso di rimanere sollevata da terra. Sì, che scasso, noi ci spiacichiamo per terra e la cosa plana è a terra. Sì, esatto. E fa tipo ascensore qua. Pum. Esatto. Vedete che la tomba, appunto, inclinandosi, inizia quasi come ad accelerare. Accelerando, probabilmente il tempo e altre cose, inizia quasi a sgretolarsi in aria, a perdere mattoni. Ma vedete qualcos'altro che si lancia dalla tomba, quasi a seguirvi. Si è troppo lontano. È troppo lontano da voi. Ci sono ancora i tre scemi, porco giù, da là dentro. Ci sono dentro i miei maggiordomi. Che ridere, esploderò tutti. Esploderò tutti, che ridere. Sì. Ok, cadete a paracadute. Cadete. No, perché? Cadete a paracadute. Cosa? Come a paracadute? A un certo punto, quando siete a una discreta velocità e distanza dal terreno, sempre tenendovi per mano, Alcristi guarda e fa: ora Morrigan, fallo. E a quel punto, i due bracciali che ho si illuminano di un blu intensissimo. E urlo qualcosa tipo per Franco e attivo qualcosa morbida come se qualcosa vi facesse rallentare, come sospinti da un vento ascendente rallentate e iniziate una lenta caduta che vi fa cadere appunto con la stessa velocità con cui cadereste se aveste un paracadute sulle spalle, sostanzialmente un po' così, quindi un po' basculanti, esatto, un po' basculanti tenendovi tutti per mano così. Di Franco. Mi distric, Franco ci vuole vivi, non ci vuole morti. Dopo poco cadrete a terra e arriverete a toccare il terreno. Quello che vedrete è in lontananza un rospo morto. Esatto. Oh, no. Le nubi di sabbia che come adesso, l'edificio non è fatto così mai per rendere l'idea che lentamente cade su questo deserto frantumandosi mentre cade. Ho letto di una cosa, e mentre c'è questa scena, e noi siamo placidamente arrivati per terra, guardo e dico, ho visto questa scena, era in un altro multiverso, credo si chiamasse Sokovia, qualcosa del genere. In effetti sì, mi ricorda qualcosa.
Sullivan, tu molto preoccupato per le persone che c'erano all'interno del tempio, come anche, appunto, signor Archibald e Miss Robinson. Per un attimo il tuo cuore si ferma, sobbalza. Poco dopo vedi, appunto, dall'alto scendere altre creature, tra cui il signor Scrivenbark, gli altri sopravvissuti, con anche Miss Robinson e signor Archibald, che lanciando lo stesso incantesimo che ha lanciato Morrigan, stanno cadendo. Ragazzi, non sto scherzando, ce l'ha davvero. Quindi gli incantesimi inutili, sto cazzo. Oh, Sto cazzo, non Scrivenbark ha è salvato l'unica cosa tutti. che ha. Ha salvato Esatto. un rospo e un uccello che poteva volare da solo. Sono Sarà due morito, persone. Ed era l'uccello che poteva volare da solo, chi se ne Sì, frega. infatti, grande caduta morbida sull'uccione, sei un eroe. Il premio genialità. Va bene. Arriverete a terra. Arriveranno a terra anche loro. Non solo un piccione, l'altro era un corvo, scusami. Sì, un Appunto, corvo. niente, non ha fatto nulla. Infatti, comunque. Alcrist, attraverso un incantesimo lanciato con il dovuto tempo, vi riporterà tutti quanti a Candlekeep, abbandonando questo luogo per ora e ritornando nella fortezza della conoscenza, che ora voi vedete di giorno, senza più le nubi che la ammantavano, senza quell'aura di stranezza che stava appunto su di essa. Succederanno molte cose nel futuro recente. Verrete ricompensati per ciò che avete fatto. Chi con promozioni all'interno di Candlekeep, chi con lezioni gratuite di magia, chi con accesso a Dobbiamo sapere chi ha nuove. cosa. Esatto. Cosa a chi. Allora, Sullivan, qui a Candlekeep avrai la possibilità di studiare meglio la magia che avete combattuto e che appunto hai anche tu padroneggi e che avrai modo di provare a conoscere meglio. Ravin, tu avrai accesso a nuove aree della biblioteca, avendo così la possibilità di incrementare le conoscenze e la quantità di volumi presenti alla tua biblioteca, quella Waterdeep. Morrigan, ti verrà concesso di studiare nuovi tomi segreti della personale collezione di Alcrist, che ti ringrazierà ovviamente per averlo salvato, per aver salvato la vita. Io Avrà. intanto ho un po' una crush per Alcrist, nel senso, è il classico, come dicevano in chat, è il classico professore, per cui si ha un po' una Esatto, coppa, esatto. ecco, È come Indiana così. Jones, però al contrario, siete voi l'Indiana Jones in questo caso. Esatto, è platonica, ma sì, assolutamente. Io gli ho occhio cuoricino per Alcrist. Strick, tu riceverai quello che viene definito da Silvira il premio più importante di tutti. Avrai la possibilità di scoprire e ampliare le conoscenze mediche e farmacistiche di tutto Candlekeep. Verrà inviato per una specialissima spedizione a Icewind Dale per cercare le famose erbe che crescono tra i ghiacci. E non verrai assolutamente inviato lì perché è un posto molto lontano da Candlekeep. Io in Piccino! ogni caso, io avevo ancora nella mia scarsella la pergamena, quella di Scrivenbark. Ma Scrivenbark non se n'era accorto, quindi appena mi è possibile, quando ognuno poi fa cose diverse, mi avvicino al camino, prendo la scarsella, prendo le pergamene, le butto nel camino e me ne vado. Esatto. Entrambi, tutti quanti, avrete la riconoscenza comunque di uno dei membri più importanti di Candlekeep, appunto, Silvira Savikas. Avere una conoscenza di questo tipo a Candlekeep fa sicuramente comodo per eventuali commissioni
O anche favore. Credo se servo da lei a chiedere. Ah, scusate. Stavo toccando un cos di post-it. Questo mistero di Candlekeep, dei guardiani delle sabbie che a quanto pare si erano insinuate tra le mura di Candlekeep, destabilizzando l'ordine e risvegliando antiche poteri che forse appunto sarebbe stato meglio rimanessero sigillati, è stato da voi smascherato e annientato. Ora Candlekeep torna alla sua placida tranquillità di tutti i giorni. La sparizione di due individui è anche un omicidio di appunto Ebder Smolston, sono stati giustamente puniti e tutto sembra essere tornato alla tranquillità. Ognuno di voi continuerà la propria vita qui, tra le mura di Candlekeep, o lontano da esse, magari in attesa di una nuova avventura o di qualcosa di nuovo da scoprire. Bene, con 25 minuti di ritardo, in cui Giada penso che meditaglierà. No, vabbè, dai, venerdì sera ci sta. Giusto, stasera avevamo il bonus, dai. Si conclude quella che è la prima stagione. Non so se ce ne saranno delle altre, non si sa mai con me come funzionerà, però la prima stagione di Misteri di Candlekeep. Ok. Abbiamo fatto. Faremo lo spin-off Streak ad Icewind Dale. Esatto. No, io voglio veramente lo spin-off con il monologo di Streak su Franku. Uscirà video su Instagram. Esatto, faremo una rubrica su Instagram settimanale in cui lui i precetti di Franku. Esatto, lui si metterà tipo con la stanza tutta nera con tutta solo una luce che gli illumina la faccia. I segreti di Franku. Raccontati al suo discepolo. E intanto chiedono, ma in tutto questo la bambina che fine ha fatto? Non era una bambina, cioè nel senso, era... No, non era una bambina, era il tizio, sì. Scandola. Scandola. Il tizien. Che tra l'altro ha picchiato solo me, pezzo di merda, oh. Che palle, mi ha preso a pugni manco nella peggior taverna del paese, oh. Sì. È arrivato addosso, cattivissimo, io l'ho missato, non gli ho fatto niente, mi ha preso a cartoni in faccia per 40 minuti. Bow. Che in realtà è andata bene, perché se tirava un pugno a Morrigan, un pugno a Strick, un pugno a Sullivan, era finito il combattimento e ciao. Appunto, io già le avevo prese prima, guarda che stavo messa malissimo, ero a metà punti ferita e avevo metà degli incantesimi. Come fai? Comunque, complimenti, perché potevi essere completamente inutile in questo combattimento e invece non lo sei totalmente. Hai visto? È perché i goblin suonino, io volevo comunque far rimanere quella lì. Quell'alone di inutilità dei goblin, ci sono riuscito. Però sono comunque riuscito. Con quello. Quindi, vabbè, comunque la cosa divertente è che Morrigan fa dei buchi grossi così ai nemici e poi gli altri però li killano. Per forza. Quindi... funziona così. Io finisco per terra nel frattempo, perciò. Siete stati molto sculati in questa campagna, devo dire. Tutti quanti. Streak col 20 nat al tiro salvezza contro morte che l'ha risvegliato. Morrigan ha crittato, più vari infiniti danni, fulmini, goblin comatici, incredibili. Sullivan ha triggerato la magia selvaggia. Mia. No, alla fine sarebbe stato bello tirarlo fuori. No, beh, quello di classe tua, certo. Se avessi tirato la palla di fuoco ti fossi trasformato in una piantina. Incredibile. Cos'era? Tipo Baby Groot. Veniva fuori il tronco davvero che aveva visto la quercia. Scrivenberg profeta. Ragazzi della chat, ragazzi miei giocatori, vi è piaciuta questa campagna tutto sommato? Sì, sì, assolutamente. Secondo me senza Strix non sarebbe stata la stessa cosa. In senso buono, in senso cattivo, direi. Beh, sì, ci vuole un po' di scansionamento, no? Sì. Poi questa non è Pirati, quindi lì si può essere un po' più seri. Cioè, per quanto ci sia Dune, ma Dune non è Streak. Che è paradossale, perché di solito uno dice facciamo la campagna di Pirati, facciamo Baldoria, e invece questa era la campagna tipo misteri, eccetera, e invece è stato l'opposto. Ma noi non siamo classici. Ma infatti ho preferito così, sinceramente. Sì. Dai, facciamo la seconda stagione dove Streak è il capo.
Sì. Da solo, per forza, che il capo è finito con il cappello di Sherlock Holmes e la... Questa è la lente di ingrandimento. Devo trovare i fiori! Dopo 2 anni e mezzo. Quello lo conosco, però, quello è Alton. Azza! Scusa, poi hanno dato gli stessi fiori che trovi fuori dalle mura di Kendrick. Meno male che non si conoscono quei due, se no sai che storia che viene fuori. Immagine. Sarebbe figo una comparsa da District in Pirati. Meno male che l'hanno mandato da Icewind Dale e non in mezzo a qualche mare. Esatto. Perché siamo una vita. Ad Icewind Dale c'è il mare. Puoi fare il giro del mondo. Ma è troppo freddo per noi, comunque, per noi pirati. No, quindi no, non ci andremo mai lì. Di là si sta un po' più al caldo, ecco, diciamo. Diciamolo, infatti. Assolutamente. Quindi quell'occhio è morto. Chi lo sa? Chi lo può per dire davvero? È lì per una seconda stagione, probabilmente. Così. Chi lo può dire davvero? Tu. Chissà. Solo quindi io. Cosa ci puoi raccontare di cose che magari non sono emerse, però ci puoi comunque dire qualcosa? Allora, cose che non sono emerse, vediamo. Doveva esserci il secondo slide, esattamente come avevi pensato tu, Morrigan. Eh beh, perché c'era il primo. Però ho deciso di toglierlo, perché sennò sarebbe stato troppo difficile lo scontro finale. Ci saremmo dilungati in un combattimento un po' troppo lungo. E siccome siamo in diretta abbiamo dovuto scremare un pochino. Però vabbè, pazienza, è andata bene lo stesso. È passato un essere umano. Lo Slad. Lo Slad. La luce è uscito di scena. La luce è stato quello che ha innescato i tremori all'inizio. Quindi era una trappola, okay. Infatti. Non aveva nessuna funzione particolare sul sarcofago, se non che serviva per attivare la magia delle gemme e incanalare il risucchio vitale. Solo che quando ormai l'ho tolta era troppo tardi. Esatto. Cioè, avevano già sì, tutta sì, l'energia. Ormai lui aveva già fatto tutto quello che doveva fare. E questo è quanto. Vediamo altre cose che vi potevo dire. C'era un modo di riaprire la porta nel caso in cui avessimo risolto la situa prima, quella d'ingresso? Andarcene. Sì, c'era modo. Dovevate puntargli. Spostare gli specchi. Non ci avete pensato. Okay. Puntavate la luce del sole contro la porta e si apriva. Anche perché siamo passati in mezzo, ho cominciato a crollare tutto. Ho detto, bella, non li tocco mai. Certo, non era intuitivo, ovviamente. Cioè, ovviamente non avevo nessun interesse io farvi scappare. Cioè, dove nave, scusa. Ma il libro, scusami, quello che avevano cercato Alcrist e Scrivenbark, disgraziati? Quel libro era un libro che conteneva alcune delle conoscenze del rituale che poi questo individuo ha fatto. Ed è stato poi quello che vi ha portato in questo luogo. È stato proprio quel tipo di magia. Infatti quando vi ho descritto il teletrasporto siete stati immersi in un'oscurità. Era quel tipo di magia che vi ha portato in questo luogo qua. Ma giusto per capire, loro erano stati quindi incaricati da Silvira di trovare questo libro. Esatto. L'avevano trovato poi? Sì, grazie a... Ed era in Candlekeep? Yes. Grazie al tizio che si era finto... Era esattamente sotto alla tomba che voi avete trovato, dove avete combattuto gli elementali. Era lì. Ok, perfetto. E in questo libro c'erano vari incantesimi che... Sì, c'erano conoscenze varie e misteriose. Ok. E rituali particolari. E quindi questo tizio qua che è comparso poi era davvero dei guardiani lì delle sabbie? Yes. La galassia. Guardiani della galassia. Grutto. Ok. Guardiani dei pugliesi. Absolutely. Dei pugliesi. Eravamo in Puglia noi adesso. Ok. A Foggia. Mi sembrava più l'Egitto o la Persia, però vedi tu. A me sembrava la Puglia. Era il Salento. Salutiamo il Salento che ci ha ospitato. Ma perché una domanda, Master. Mi dica. Ma quindi alla fine di tutto livelliamo? No. Tornate a livello 3. Perché il tizio picchiandovi vi ha succhiato l'energia magica e quindi tornate indietro di livello. Solo me torno a livello 0. Esatto, a me non ha picchiato proprio nessuno. Torni al livello in cui non avevi la sottoclasse magica, quindi livello 2. Very nice, very nice. Io mi sono divertito paradossalmente molto. Per essere un mago sono comunque il secondo personaggio con i PF più alti, non me lo sarei aspettato. perché l'hai giocato bene, sei stata cautelona, esattamente così va giocato.
Sì, poi diciamo mi piace molto come classe. Tra i vari caster, devo dire che il Warlock che mi piaceva così tanto all'inizio, poverino, fa poco e niente. Mi dispiace per mamma. Lo stregone è interessante perché lo stregone si puoi fare un po' di cose, lo puoi buildare come vuoi, puoi metterci anche delle belle sottoclassi che magari te lo modificano un po'. Pochissimi incantesimi, però quello Però io che sono che vado in palla con tanti incantesimi, mi sono trovata benissimo con lo è il suo. Sì, no, infatti per stregone. cominciare tra i caster è tra i migliori, perché i pochi incantesimi li tiri potentissimi e boh, è easy da usare, perché basta che impari la cosa di azione bonus, te li rapidizza, eccetera, eccetera. Dopo un po', cioè, lo stregone ha un incantesimo in più a livello 20 del guerriero mistico. Uno. Ed è full caster. Quindi arrivi a una certa che vorresti più scelta, ma non puoi averla, purtroppo. Nonostante sia comunque a livello di puro danno e metaplay uno dei più forti, perché fa malissimo. E poi c'è No, Strick, mi che ha sono giocato. affezionata sia sì, al mago. Il mago è molto Strick. bello, mi piace molto come Poi vabbè, giocatore. che ha giocato un Artefice senza artefici. senza artefici, Un esatto. artefice senza la classe artefice, perché non aveva Sì. voglia di fare gli oggetti magici. Va bene. Perché non era Ignorare il nella sua corpo. natura. Non era nella sua natura. Magari La ora che è andato a tua è non hai voglia Swindale. di fare le cose. È diverso. Se ci sarà un motivo perché faccio il monaco e tira pugni e basta. Se Lì l'alchimista avesse tirato i pugni, era meglio comunque. se la sincerità spudorata di lui mi fa troppo E invece ridere. no, ora vado da Wizard, dico, ma perché devi fare queste cose strane con gli incantesimi? Che okay. Pugni per tutti, anche i più levi dovrebbero esistere. Prossima Diventa Street volta me lo Fighter dici se verrà prima, te lo come faccio io, Madonna, te lo faccio io. D&D. Va bene, signori. Ma scusa, ce l'hai già il monaco che tira pugni? Infatti si trovava così bene, non capisco Così perché bene, doveva esatto. cambiare. Detto, cambio solo nome della classe, ma faccio le stesse Grazie, con cose. 3-4 Ma sei attacchi un io di volta. alchimista, perché stai picchiando il nemico a pugni? Zitto, gli sto tirando le boccette. Vuote, tra l'altro, finite le stelle. Esatto. Gli vomito addosso, non ho più liquido da buttare, so che fare. Va bene, signori. Mezzanotte 07. Direi che 0007 è il momento giusto Noi per. ci vediamo a Modera, 007. chi ci sarà? 21, Yeah. 21, sì, 21, 21 e 20 22 dosso. siete in fiera, 21 c'è l'evento alle 16:30, ricordatevelo, con Giada, Laura, Alberto, E Viola. Viola, Cerbottane, Emilio, mi sembra, e poi basta. Emilio fa giusto il master. Sì, vabbè, ma non è Emilio, mi importante il master. sembra, e poi basta. Cioè, ragazzi, la figura del master è sopravvalutata. E secondo Sono me, cioè, d'accordo, si eh. Io potrebbe giocare senza sono master master. e confermo tutto. Sopravvalutata. A che serve il master? Non lo so. E niente, io vi auguro una buonanotte e faccio parlare i miei colleghi perché sennò mi dilungo troppo e il monologo lo devo far fare su Instagram di Strick. E niente, basta. Mettete qualcuno in casa, un ladro mentre gioco a MotoGP, aspettate un attimo. Vabbè, grazie a tutti per averci seguiti in Non è un ladro queste mia madre. avventure. Meno male. Grazie per aver sopportato lui nei panni di Strick. E vabbè, grazie come sempre ad Alberto per farci da master e ai miei compagni di party. Grazie mille a voi. Fantastici Yes, giocatori. Poi mi grazie diverto mille, sempre grazie tantissimo e migliorano le serate mie e di tanta gente che ci guarda. Quindi stiamo facendo una mille. cosa Esatto. bellissima tutti assieme. Assai, assai bella. Io ringrazio voi per appunto aver giocato questa campagna. Ringrazio il pubblico per averci guardato anche fino a quest'ora tarda, in questa serata. E per anche aver sopportato i nostri sballamenti di orari, di giorni, di Di cose. settimane. La magia del caos che Esatto. prendeva tutto. Esatto, la magia del Esatto. caos ha avvolto anche noi mentre stavamo programmando Candlekeep. Quindi grazie, grazie mille. Ci sentiamo presto per nuove live. Arriverà presto una news bella bella fresca, quindi state sintonizzati su tutti i social che prima vi abbiamo detto. Noi vi auguriamo una buonanotte, ringraziamo ancora Giada e Laura per essersi prestate a giocare con noi. A E voi. niente, bacioni e ci vediamo presto. Ciao. Buonanotte. Buonanotte. Grazie.